scienziati forse hanno svelato il mistero dei segnali dallo spazio. All'inizio di gennaio, un nuovo rivoluzionario radiotelescopio in Canada ha rilevato 13 segnali diretti verso la Terra e provenienti dallo spazio profondo. Forse significa che non siamo soli nell'universo? Andiamo a scoprirlo. Ma prima di tutto, clicca sul tasto iscriviti e abilita le notifiche per restare sempre in prima fila con i video che ogni giorno mettiamo sul lato positivo. Nei primi giorni del 2019 è stata effettuata una scoperta elettrizzante. Gli astronomi hanno rilevato 13 segnali dal profondo del cosmo, detti Fast Radio Burst, ovvero lampo radio veloce. La parte più incredibile dell'intera scoperta è che uno di questi 13 segnali si ripeteva in modo davvero insolito. La sua origine è stata calcolata a circa 1,5 miliardi di anni luce da noi. Gli esperti stanno ancora discutendo su quale sia la fonte di questi segnali, ma ci sono già varie teorie che potrebbero far luce su questo mistero. Ma andiamo in ordine e cominciamo dall'inizio, cioè dai lampi radio veloci. Questi segnali sono uno dei fenomeni più bizzarri che abbiamo mai scoperto nell'universo. Si tratta di impulsi di onde radio provenienti da un'origine ben oltre i confini della Via Lattea, la nostra galassia. Ciascun lampo dura appena un millisecondo. I lampi radio veloci vennero rilevati per la prima volta nel 2007. Curiosamente, gli astronomi all'epoca, esaminando i dati immagazzinati dal radiotelescopio Parkes, non si aspettavano di trovare nulla del genere e da così lontano. La ricerca era volta a trovare nuove pulsar, cioè stelle di neutroni magnetizzate, e invece vennero trovati dati che provavano un fenomeno del tutto nuovo. Si trattava di un fast radio burst rilevato nel 2001. Da allora gli astronomi hanno individuato altre 6 sorgenti di questi segnali radio, tutti negli archivi del telescopio Parkes, installato in Australia. Un altro segnale dello stesso tipo fu rilevato invece dal telescopio di Arecibo, sull'isola di Porto Rico. Nel gennaio del 2015, poi, venne rilevato per la prima volta un lampo veloce in diretta. Fu sempre nell'osservatorio di Parkes, in Australia. Gli astronomi sono convinti che ogni giorno arrivino almeno 1000 segnali del genere, ma solo pochissimi sono stati rilevati. La situazione però può cambiare molto presto. Nell'agosto del 2017 venne completata la costruzione del telescopio CHIME, un acronimo che sta per Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment. Insomma, faremo prima a chiamarlo CHIME. Questo rivoluzionario radiotelescopio è situato nell'Osservatorio Astrofisico di Dominion, nella Columbia Britannica, in Canada. Il telescopio CHIME non è orientabile, è fatto di parti fisse. Venne creato per mappare l'idrogeno, l'elemento chimico più diffuso in tutto l'universo. Questo procedimento aiuterà gli scienziati a capire di più sull'energia oscura, quella che fa accelerare l'espansione del cosmo. Questo nuovo e insolito apparecchio consiste di 4 antenne semicilindriche, lunghe più di 90 metri. Le antenne scannerizzano di continuo la porzione di cielo osservabile. Il telescopio inoltre rileva frequenze molto ampie, da 400 a 800 MHz, e ha un raggio visuale grandissimo, più di 200 gradi. Tutto questo rende il CHIME il telescopio più adatto per rilevare i lampi radio veloci. Infatti è stato proprio lui a rilevare nuovi segnali a inizio anno. Gli astronomi sperano che il telescopio riesca a rilevare dozzine di nuovi segnali radio ogni giorno. In teoria è possibile, vista l'impressionante scala operativa dell'apparato e la sua capacità di monitorare un'enorme fetta di cielo. Appena gli scienziati inizieranno ad avere più dati a disposizione su questi misteriosi segnali, molto probabilmente capiremo qualcosa di più sulla loro natura. Torniamo allora a quei 13 segnali radio veloci rilevati dal telescopio CHIME di recente. Il primo dato curioso è che la loro frequenza radio è più bassa dei segnali rilevati finora. Inoltre, questi segnali sembrano più luminosi di tutti quelli rilevati in passato. Secondo il team di ricercatori, la loro bassa frequenza può dipendere dalla regione cosmica in cui si trova ciò che origina questi segnali. Supponendo che i segnali scoperti di recente non viaggino poi tanto lontano da tutti gli altri, è possibile che la loro frequenza cambi se attraversano plasma o gas roventi durante il loro tragitto verso la Terra. Quindi, questi 13 segnali potrebbero essere stati originati in qualche zona molto turbolenta di un'altra galassia, magari in prossimità di un buco nero o di qualche residuo di supernova ad alta intensità. Aspetta però, questi nuovi segnali portano con sé ancora un altro enigma. La struttura di uno di questi lampi radio veloci, con il suo ripetersi continuo, è incredibilmente simile a FRB121102, la sigla dell'unico altro segnale che gli scienziati hanno osservato ripetersi.
Va detto anche che il nuovo segnale ripetuto appare un po' più luminoso del precedente. Forse la causa sta nella sua distanza, 1,5 miliardi di anni luce da noi. Sfortunatamente, per il momento gli scienziati non possono fare altro che osservare la regione del cosmo da cui questi segnali sembrano provenire, usando CHIME e altri radiotelescopi. Il loro compito sarà capire se quel singolo impulso che si ripete di continuo ha un'origine diversa oppure no. Gli scienziati sono ottimisti perché il telescopio CHIME ha scoperto questi nuovi segnali quando ancora la sua installazione non era terminata. Perciò gli studiosi sono elettrizzati all'idea di quali altri dati sarà in grado di scoprire questo telescopio quando sarà a pieno regime. Fino ad oggi, gli astronomi non sono ancora in grado di trarre conclusioni su quale sia la causa di questi lampi radio. Esistono però varie teorie. Una fusione tra due stelle. Una delle teorie vede l'origine nella collisione di due stelle di neutroni. Il dottor Sriharsh Tendulkar, astronomo e ricercatore alla McGill University di Montreal, Canada, è convinto che si tratti della spiegazione più plausibile. La teoria però funziona soltanto per i segnali radio singoli. Quando le stelle iniziano a collidere, l'impatto le distrugge. Questo impedisce perciò che i segnali radio possano ripetersi. D'altra parte, la maggioranza dei lampi radio rilevati negli ultimi anni era composta appunto di impulsi singoli. Una volta rilevati, sono semplicemente spariti. Ma che dire invece di quei due impulsi che invece continuano a ripetersi? Per questo potrebbe esserci una spiegazione diversa: un buco nero. Molti astronomi ipotizzano che all'origine di questi lampi radio possa esserci l'influsso di un buco nero. Alcuni esperti credono che i lampi radio veloci si creino, infatti, quando una stella di neutroni viene assorbita da un buco nero. Altri studiosi si dicono convinti invece che l'origine sia uno scontro tra un buco nero e della materia oscura. Un'altra ipotesi ancora è che l'emissione dei segnali radio derivi dal collasso di un buco nero. Tutte teorie che reggono, a patto di sapere che le onde elettromagnetiche da cui si creano questi segnali radio seguono sempre lo stesso schema. Vale a dire che forse i segnali si originano in punti con un campo magnetico incredibilmente forte, punti che possono trovarsi solo in prossimità di buchi neri supermassicci, per esempio come quello che si pensa esista al centro della nostra galassia. La rotazione di una stella di neutroni. C'è poi un altro gruppo di scienziati secondo cui la fonte dei lampi radio veloci è una semplice stella di neutroni. Jason Hessels, professore associato all'Università di Amsterdam, supporta questa teoria. Secondo lui, i lampi si originano dalla rotazione di una stella di neutroni. Tale stella, però, per ruotare abbastanza rapidamente, deve trovarsi soggetta a un fortissimo campo magnetico, magari appunto quello di un buco nero che la sta risucchiando, espandendosi. Sfortunatamente, gli scienziati non hanno ancora spiegato la fisica alla base di questa teoria, che spieghi il comportamento di questi segnali. Blizzard. Un blizzard è un oggetto per ora solo ipotizzato. Una stella di neutroni ormai incapace di sostenere il suo stesso peso e che collassa creando un nuovo buco nero. In teoria, questo cataclisma potrebbe produrre impulsi radio veloci. Questo però implica che la stella a quel punto non esista più, vale a dire che questa teoria può spiegare solo segnali radio singoli. Una civiltà aliena. L'origine dei lampi radio veloci è del tutto naturale, ma la presenza di quei segnali ripetuti ha portato alcuni a credere che all'origine ci sia una civiltà aliena. Coloro che supportano questa idea pensano che i segnali siano una prova di intelligenza extraterrestre. Peccato che secondo la dottoressa Ingrid Stairs, un'astrofisica dell'Università della Columbia Britannica a Vancouver, Canada, questa sia un'ipotesi davvero molto improbabile. Il problema infatti è che questi segnali provengono da varie direzioni, quindi la loro sorgente si trova in galassie del tutto diverse. La Stairs afferma perciò che pur ipotizzando civiltà aliene in ciascuna di quelle galassie, è impossibile pensare che tutte quante usino lo stesso tipo di segnale. E persino dando per buona questa idea, non lo userebbero allo stesso modo, perciò la teoria non è plausibile. Quale ipotesi ti sembra la più probabile? Facci sapere cosa ne pensi nella sezione dei commenti qui sotto. Metti un like al video e condividilo con i tuoi amici. Iscriviti al nostro canale. Resta con noi dal lato positivo della vita.